benvenuti a Relentless Flashbacking. Chi vi parla è il vostro host Joey Cruel. Questa è una puntata speciale. Questo è un estratto dal programma Rockin' Melfi, trasmesso il 29 gennaio del 2020 su Radio Colbe. Questa è l'ultima puntata del programma Rockin' Melfi prima del cambio di nome. In questo estratto le canzoni da me scelte non seguono un tema comune, in quanto ho seguito per la terza volta il mio flusso di coscienza. C'è stata la ristampa di tre album di Ronnie James Dio adesso nei negozi di dischi. E pensando a Ronnie James Dio ho pensato che sarebbe stato bello riascoltare uno dei pezzi più sfiziosi della sua carriera quando era con i Rainbow. Chi sono i Rainbow? È la creatura che è nata da Ritchie Blackmore quando si era scocciato dei Deep Purple. Perché in verità non è che si era scocciato la musica dei Deep Purple, si era scocciato che non poteva fare il gallo della situazione. C'era troppa gente che gli diceva: ma no, guarda, facciamo così. Siccome lui ha un ego spropositato, la cosa brutta qual è che ha fatto? È andato a prendersi il cantante degli Elf, Ronnie James Padovano, o Ronnie James Dio per gli amici. E quindi si è ritrovato un'altra prima donna. Infatti, dopo i primi tre dischi, l'ha cacciato e ne ha preso un altro di cantante. Poi ha cacciato pure quel cantante e ne ha preso un altro. Però che cosa ha fatto? Ha iniziato a cambiare proprio la musica. E da questo bellissimo hard rock anni 70, poi ha iniziato a passare a un AOR per cercare di conquistare i fan. A qualcuno piace, i nuovi Rainbow. Però, sinceramente, non so più i Rainbow. La cosa divertente qual è che ha fatto? Che Ritchie Blackmore poi ha chiuso la parentesi dei Rainbow e ha riformato i Deep Purple nell'84 con Perfect Strangers, che è un capolavoro, e poi giustamente ha detto: ah, sta andando tutto bene, aspetta che rovino anche questo. E ha fatto due album AOR dopo, cioè c'è scritto Deep Purple, però sembra un altro gruppo. Infatti c'è Ian Gillan che in House of Blue Light partecipa, però boh, lo vedi che proprio dice vabbè, fammelo per fa, e poi se ne va via e lascia. Infatti poi c'è Slaves and Masters, che è un altro album che c'è scritto di Purple, ma non paiono di Purple, sempre grazie a Ritchie Blackmore. E poi niente, poi Ritchie Blackmore lascia di nuovo di Purple e si innamora della folk music, e con sua moglie crea i Blackmore's Night, che è folk rock, cioè proprio di Deep Purple non c'è proprio più traccia. Però a quanto pare non ha cacciato ancora la moglie dal gruppo, quindi cioè, funziona ancora. Beh, ti aggiorno, dici Blackmore ha cacciato la moglie dal gruppo. Sì, ha cacciato la moglie dal gruppo perché sono almeno 3-4 anni che fa musica medievale e lui ha rinnegato, però dice questa è la musica che veramente con la M maiuscola. Quindi anche e lui ha rinnegato praticamente tutto. Anche e secondo moglie. Me tutto quello che ho fatto prima di questi album è una certa. È una testa. È brutta la vecchiaia. È una vecchiaia. Ma non solo associata a un. Allora, adesso ci ascoltiamo la bellissima LA Connection dei Rainbow. Che ascoltiamo? Il tuo pezzo. Ah, ottimo. E mentre ascoltavamo questo grande blues, si disquisiva sul rap, trap, trippa e quant'altro, Joey ha staccato proprio il cervello, non ci ascoltava proprio, sì. Gliene fregava proprio, già si immaginava con le mani nei frullatori. Per soffrire di meno. Sì, sì, sì. Sì. Bene, per non soffrire, allora, che ci, allora, ci fai sentire? Vi racconto questa bellissima storia. Ci sono due roadi dei Black Sabbath che si incontrano nel backstage e dicono: ma perché noi non facciamo due roadi? Di quelli là, di Black Sabbath. Di un gruppo inglese. Di un gruppo inglese. Allora, perché non facciamo un gruppo? Ross the Boss non era una persona che non aveva mai suonato, era il cofondatore dei Dictators, un gruppo importantissimo che è stato tra gli anticipatori del punk, ma anche tra gli anticipatori di un certo hard rock, ed erano coevi con gli Stooges e gli MC5. Non solo, nei Dictators c'era poi quel Mark di Animal Mendoza che andrà a finire nei Twisted Sister, quindi è stato proprio un gruppo importante. Questi due personaggi che però si uniscono per fare un nuovo gruppo si chiamano appunto Ross the Boss e poi c'è Joey Di Maio. Ovviamente sono un italo-americano, essendo del New Jersey. Il famoso Joey Di Maio. E, invece il cantante si fa chiamare Eric Adams, però in verità si chiama Luis Maruggio, anche lui italo-americano. E fondano questo gruppo che si ispirano liricamente, ma anche
musicalmente alla Sword and Sorcery, cioè a tutta quella, a quella narrativa di Robert Erwin Howard, quel grandissimo scrittore che aveva scritto tra gli altri i libri di Conan, il Barbaro. E quindi loro ispirandosi a questa storia, formano un nuovo tipo di heavy metal che verrà chiamato epic metal proprio perché è super epico. Infatti adesso sentirai la canzone che metteremo poi più tardi. Anche quando rallentano, come in questo caso, si sente proprio, cioè ti senti in un film. Tanto è vero che per due canzoni si fecero aiutare da Orson Welles per narrare le cose, e loro ci credevano talmente tanto che nei primi album erano vestiti proprio come Conan, con il peluche eccetera eccetera, le spade e poi anche tutte queste affermazioni del vero uomo. Infatti questa è musica altamente testosteronica, loro poi erano tiratissimi, muscolosissimi, quindi era proprio maschi al 100%, poi essendo italo-americane. E adesso ci andiamo a sentire dal quarto album, Signs of the Hammer, la bellissima Mountains. Che sound, che poi vedi, non si finisce mai di imparare. Ci diceva il nostro grande Joey che quasi tutto quel sound che stiamo ascoltando è basso elettrico, molto distorto e non chitarra, perché ricorda alla fine, per certi versi, un po' anche la chitarra così, invece è un basso. È un basso perché Joey Di Maio è uno dei pochi bassisti protagonisti in un gruppo, perché di solito bassisti e batteristi stanno da là e devono fare il loro ritmo. Sì, eppure sono spesso l'anima. Sono i più importanti, basso e batteria, da un certo punto di vista, sì. Tanti, però forse per proprio lo strumento sono pochi i frontman Sting, chi c'è come leader? C'è Nicky Six che fa il bello e il cattivo tempo, Steve Harris negli Iron Maiden, ma è raro, la maggior parte delle volte Phil sono Collins, cantante anche, e chitarrista, così come sì, lui era bassista, no, lui no, batterista, Phil Collins, anche il batterista dell'Eagles pure, insomma, anche cantante. Ci sono due tipi di bassista, l'ex chitarrista o quello che voleva fare il chitarrista è andato a fare il bassista, tipo Joey Di Maio, che appunto sono super tecnici e si portano davanti nella scena, e poi c'è invece il bassista che sta là giusto per divertirsi, che è tipo il bassista dei Big Bang Babies, di cui ho letto, che diceva: quando diventerò famoso vedrò di imparare a suonare il basso. Ma scusa, ma c'è un bassista? No, proprio perché ci stanno i bassisti, come il sottoscritto, che vogliono soprattutto divertirsi. Poi c'è, i tecnicismi li lasciamo ai chitarristi. Allora, chi sono gli Shark Island? Sono una delle mancate promesse del Sunset Strip. Addirittura si racconta che Axl Rose abbia copiato deliberatamente le movenze sul palco di Robert Black. C'è riuscito male, non si può guardare. Dai, non si può guardare. Non si può guardare. Dipende da che cosa fa. Vogliamo parlare di November Rain quando comincia ad ondulare? Quella ragazzi, proprio, che in verità è Switched On Mine. Su Switched On Mine che fa quella cosa. Comunque, chiediamo al pubblico femminile in ascolto quando vede quel November video. Cioè, anche su ma tutte e due. Lui fa sempre il serpente. Vabbè, comunque, sì, infatti. Gli Shark Island vengono fondati nel 79 a Los Angeles e all'inizio si chiamano Sharks, e nell'82, dopo 3 anni, si scocciano e fanno: sai che c'è, l'album nessuno ce lo vuole produrre, ce lo produciamo noi, ed escono con questo bellissimo, un bel album, Alter Ego. È un album immaturo, interessante da ascoltare, mai ristampato. Continuano a lottare, continuano ad essere sui palchi, tutti li adorano a Los Angeles, però sto santo contratto non arriva. Nell'86 dicono di nuovo: sai che c'è, mo ce lo facciamo noi l'album. E non solo, la fanno alla grande, perché la copertina è per metà rosa e metà blu, però esce in due versioni. Una volta i particolari del rosa sull'album sono blu nell'altro e viceversa, con i colori invertiti. L'album School Bus fa capire a tutti che questo è un gruppone, perché davvero sono maturati un sacco. Però niente, il contratto non arriva. Finalmente nell'89 riescono a pubblicare Law of the Order, un album bellissimo, e loro praticamente si guardano in faccia e abbiamo sfondato, adesso dobbiamo solo diventare famosissimi. Chi è? Sono il grunge, basta con questi sorrisi, basta divertirsi, tu deprimiti, tu suicidati, oh, adesso sì. E gli Shark Island finiscono.
però per fortuna abbiamo ancora un bellissimo album da ascoltare, e non solo, adesso si sono autopubblicati come da tradizione un nuovo album che uscirà a febbraio. Mi fa impazzire quest'odio di Joy per il grande l'odio per il grande è comune a tante persone, perché un po' anche come l'odio per il punk, poi sì, però 10-15 anni prima. Sì, però vedi, è quello che è successo. Tu basta che appunto io adesso sto facendo. Tu lo leghi al periodo. Ma non so neanche come è fatto. Cioè, quando è arrivato il punk e ha detto è una roba nuova. Non è che irrimediabilmente quelli del progressive non potevano più esistere, perché se no non avremmo avuto gli album dei Rush, non avremmo avuto. C'è stato un ok, magari non siete più famosi, non vi vogliamo più, oppure che ne so, fanno le proposte oscene agli Iron Maiden che gli hanno detto se vi tagliate i capelli e fate punk vi facciamo suonare, se no no. Però sono stati episodi che comunque gli Iron Maiden poi hanno trovato una via per uscire. Invece senza tagliarsi i capelli e facendo la musica. Invece negli anni 90 era un out, cioè non c'era via d'uscita. Queste cose vero. Qui sono capite. Ed è non è più successo. La scusa era siete durati già 10 anni, basta con l'hard rock e l'heavy metal. Scusami, ma è dal 91 che ascoltiamo grunge. Com'è che adesso non si dice basta al grunge? Nonostante in teoria è finito negli anni 90, non c'è mai stato la guerra al grunge. Ci sono state gente che semplicemente non ce l'ha fatta più e adesso, come me, dice quello che abbiamo perso, perché abbiamo perso un mucchio. Ma non è colpa mia, io non lo decido io, cioè. È proprio che succede che poi non è stato il grunge in sé, ma il grunge è stata la pallottola usata da qualcuno in alto. MTV tra gli altri. Sì, ma MTV anche era un mezzo, sono state le tre big etichette. Quei mezzi che poi hanno fatto fuori, perché è cambiato il modo di vedere. Se accende la TV si sente la musica, se mi passi solo commerciale e grunge, via prog, via metal, via blues, via tanta bella roba. Però fortunatamente noi ce l'andiamo a trovare. E poi dal 2000 per fortuna c'è stata una rinascita in tutto. E adesso ascoltiamoci questa bellissima telefonata a Los Angeles, Parigi, con Paris Calling degli Shark Island. Con questa canzone finisce il mio intervento. Vi ricordo di mettere mi piace alla pagina di Rocky Melfi e di seguire Relentless Flashbacking su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Mixcloud. Relentless Flashbacking è facile da trovare perché il nome è unico in tutto il web. Se volete supportare il programma visitate la pagina di Teespring e Patreon. Stay outrageous, stay larger than life, Romeo, Foxtrot, bravo!